Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video un po' diverso dal solito, infatti sto inquadrando una cassettiera nuova. Per chi mi segue da un po' sa che la mia vecchia cassettiera è questa qui. Era fatta così, chi mi segue da un po' lo sa. Mi è arrivata questa nuova cassettiera che ho preso da una collaborazione con New Chic, lo ammetto, non l'ho comprata, io me l'hanno inviata. Tra l'altro sono troppo contenta perché c'è, guardate questa in confronto a questa. Cioè, guardate questa quanto è grande, ha tipo il doppio dei rossetti, ha il doppio degli spazi, praticamente il doppio questa cassettiera, questa qua ne era veramente piccola. Infatti mi lamentavo spesso nei miei video che non riuscivo mai a mettere tutto quello che volevo perché non entrava. Mi è veramente arrivata da 10 minuti, infatti adesso non vedo l'ora di riempirla insieme, dato che ogni volta faccio il cambio di stagione ci tenevo a farvi vedere questa novità nella Makeup Collection. Infatti l'aspettavo da un sacco perché non, appunto per fare proprio il video Makeup Collection, non facevo il video della Makeup Collection proprio perché lo stavo aspettando. Se vedete che ho tipo dei pezzi di unghie tipo rosse così, sembra, cioè fanno schifo, è perché praticamente avevo messo lo smalto bordo perché ho tolto la ricostruzione, queste sono le mie unghie naturali. Abbiamo messo lo smalto Bordeaux e per chi usa gli smalti sa che quando mette lo smalto Bordeaux sa che togliere lo smalto Bordeaux dalle unghie è un'impresa, infatti tipo rimangono sempre tutti i segni rossi eccetera, quindi nel tempo si toglieranno, perciò perdonatemi le unghie. Adesso quindi direi di partire perché sono troppo felice, non vedo l'ora di riempirle con tutte le mie cose. Prima il mio problema era dove le metto le cose, adesso è cosa ci metto perché è enorme. Iniziamo da sopra, non so se vedete, ma praticamente qui ha questi due scomparti, qui ne ha un altro, cioè è veramente immensa, non ho mai visto una cassettiera così grande. Allora, innanzitutto qui vorrei metterci, già so più o meno alcune cose da mettere, poi ho tantissimi spazi vuoti, infatti non vedo l'ora di riempirla. Qua ci avevo messo una matita nera. Allora, innanzitutto io voglio mettere il primer, che è il mio primer del periodo, qui. Qui ci andranno tutti i trucchi che utilizzo di più in questo periodo, infatti andrà sulla mia postazione make-up. Allora, poi qui voglio metterci i prodotti per sopracciglia, che sono abbastanza lunghi, quindi occupano un po' di spazio, e li metto tutti qui. Sono i miei prodotti per sopracciglia preferiti del periodo. Non lo metto il mascara di Benefit, perché prima voglio terminare questo qui di Deborah Milano. Poi qui voglio metterci in questo spazio qui, che in realtà sembra lungo, cioè non finisce quello spazio, ma qua voglio metterci la palettina di correttori Wet n Wild che sto utilizzando, e qui penso di metterci il correttore Erase Paste, non ne sono molto sicura, però proviamo così e vediamo cosa ne uscirà. E metto anche la mia spugnetta, questa qui, da correttore. Spero si veda perché è veramente alta. Ecco, questa è la prima parte. Passando a qui, naturalmente ci metto il mio fondotinta, questo qui è quello che uso quotidianamente. Poi i miei due correttori che utilizzo anche questi insieme, l'Occhit e il Camouflage. Poi metto la mia cipria per fare baking. Poi devo mettere la cipria, questa qui che utilizzo invece sul resto del viso. Allora farò così, ecco. Passando ai mini cassettini, questi qui più piccolini, che tra l'altro sono anche dei vestiti di giro, è fatta troppo troppo bene questa cassettiera, non me l'aspettavo. Voglio metterci questa palettina qui con blush illuminante e terra, questa qui di Kiko. Poi voglio metterci il blush, il mio blush del periodo, insieme a quest'altro blushino, cioè ho tre blush qua dentro praticamente. E poi voglio metterci anche l'ombretto color carne che utilizzo ogni giorno sulla palpebra. Questo lasciamolo così. Poi qui cosa ci posso mettere qui? Potrei metterci questa palettina di Kylie. Sì, però non la uso tutti i giorni, ma questa ci entra. Potrei metterci questa. Ma anche qui non è che la usi così tanto. Oddio, oddio, ma partono veramente i problemi seri. E cosa ci metto? I miei mascara, quindi metto questi due e quest'altro che li utilizzo tutti insieme. La matita nera perché la utilizzo ogni tanto. E adesso che cosa ci metto? Prima veramente c'era un grande problema con lo spazio, invece adesso non so proprio come riempirlo. Cosa posso metterci? Facciamo così, metto un pigmento, questo qui della MAC. Voglio provare a utilizzarlo un po' di più. Ah, ho capito cosa posso fare. Allora,
tolgo questo ombretto qui. Ho capito cosa farò. Qui metto gli ombretti. Allora, qui metto questo ombretto qui che utilizzo come illuminante. Non so quale mettere tra i due. Però qui c'è anche l'illuminante. Beh, facciamo così. Metto questo e questo. Qui ci metto... Madonna mia ragazzi, ma qua c'è un sacco di roba da metterci. Qua ci metto questo ombretto che utilizzo come illuminante, perché questo sarà il cassetto viso, tra virgolette. Questa riesco a infilarcela? No. Non so se infilare questa palette qui o questa qui, perché sono entrambe molto carine. Facciamo così. Allora, infilo questa palette qui perché utilizzo la parte del contouring. Poi metto questo qui. E poi ci infilo quest'altro. Ok. Ok, questo è fatto. Passiamo qui con gli ombretti. Qui ci metto questo ombretto color carne. Poi che ci posso mettere? Ma questo ci entra? No. Qui dentro questa palettina di Kali, nella speranza di utilizzarla un po' di più. Questo pigmento, anche questo nella speranza di utilizzarlo un po' di più. E ci metto, vabbè, non è la più pallida idea, poi magari ci aggiungerò qualcosa. Qui sotto in realtà avevo in mente di metterci questa. Però c'è, poi ci metto una palette così grande. Metto il mio bollo cacao perché questo è più che sicuro. Poi metto il mio nuovo rossetto di Kiko perché anche questo è... Oddio, non entra. Ah no, entra. Meno male, mi sta per venire l'infarto. Poi in realtà volevo mettere qualcosina che è qui dentro. Posso anche metterci tipo le tinte labbra. Cavolo. Poi metto Diva di MAC. Poi metto poi che metto? Questo mi si è tipo bruciato, non fateci caso. E questa è fatta. Poi ci metto io altri tre rossetti MAC. Oh, questi colori qui. Vorrei metterci Please Me, così cerco di sfruttarlo un po' di più. Mettiamo Please Me. E poi ce ne metto. Allora facciamo così, mi è venuto un colpo di genio. Oh mio Dio. Adesso qui sotto io ci vorrei mettere delle tinte labbra, dato che ne ho tante e mi sta per scoppiare il cassetto. Ok, prendo la videocamera in mano, telefono, come volete definirlo, e mostro tutto. Qui ho messo le mie matite labbra, qui ho messo le mie matite labbra più i miei due rossetti preferiti, le mie due tinte labbra preferite, perché non sapevo dove metterle se non lì. Poi qui c'è la mia cipria per fare baking, il mio fondotinta e i miei due correttori e la mia cipria. Questa è un po' la base. Qui ci sono alcuni tra i miei rossetti preferiti. Palette per la color correct, palette per la color correcting, spugnetta da correttore che in realtà non utilizzo, erase paste della Benefit, prodotti per sopracciglia che utilizzo quotidianamente. Poi qui c'è la sezione ombretti, questa palette di Kylie, questa della Naked Chew Basics. Poi c'è questo qui che è un mini pennellino di Urban Decay, pigmento MAC,
ombretto color carne per tutta la palpebra. Primer per il viso, la Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills. Adesso lo metto così. E qui ci metto anche il mio mascherino di Benefit. Vabbè, ecco qua. Qui c'è i miei mascara, poi c'è una palette da contouring, i miei illuminanti preferiti, 1, 2, 3 e 4. Anzi, questo qui direi che lo tolgo. Quindi questi due, un altro blush. E qui ci sono le mie tinte labbra preferite del periodo, nonché quelle soprattutto più nude, a parte queste due. Vi è piaciuta? Poi naturalmente non preoccupatevi, farò il video, perché qui sotto c'è tutto un altro mondo. Spero che questa organizzazione vi sia piaciuta, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima!